subito, ma allora prima di tutto un abbraccio a Nebbia, con il quale ho condiviso nel ormai remoto 72, quindi era il millennio scorso, l'avventura di Stoccolma. Stoccolma 72, prima conferenza ONU su ambiente e sviluppo. Io ero una delle pochissime donne, tra l'altro, scusate la piccola puntura polemica, spero che oltre ai padri dell'ecologia siano prese in considerazione anche le madri, dalla nostra Giovanna, non so, Desideria Pasolini dall'Onda, la Doraccia, Laura Conti, piccola parentesi. Qual è il dramma? E sono 44 anni che faccio ambientalismo, mi chiamo Grazia Francescati, sono, no, dico perché mica tutti sono obbligati, che già a Stoccolma c'era tutto sul piatto. Certo. Era interpretato in chiave neomalthusiana contro antimalthusiani, quindi coniugi Erli che dicevano che era il galoppo del demografico quello che incideva di più sull'ambiente. Noi con Commoner, e c'era Nebbia, e c'era Cederna, rispondevamo che era molto di più la tecnologia orientata al profitto. Bene? Ma c'era tutto. Io qualche giorno fa, quando è venuto Luigi Piccione a vedere i miei archivi, gli ho fatto vedere Blueprint for Survival, che era un agile volumetto con la copertina blu, in cui un tale Ted Goldsmith, tra l'altro fratello del più noto Goldsmith banchiere, quindi lui era la pecora verde della famiglia, così si definiva, faceva un elenco preciso dell'intreccio tra le crisi, quindi la crisi ambientale, la crisi sociale e la crisi economica, perché un'economia è ecologia ed ecologia è economia, come, scusi, voglio dire l'appoggio, noi ambientalisti tutti, dall'associazione ambientalista ma anche i verdi con tutti i loro difetti, ripetiamo da sempre che assolutamente ci vuole l'integrazione tra la dimensione sociale, economica e ambientale. Questo è proprio un must. Qual è il problema? Non è che la lezione di Nebbia non sia stata presa in considerazione, soprattutto è vero nei primi 10 anni. Io sotto caro con lei arriverei all'87, anche fino all'89 quando è caduto il muro di Berlino. Però la sostenibilità poi è diventata un mantra. Sviluppo sostenibile è diventato un mantra, tra l'altro una contraddizione in termini. Quindi è stato solennemente acquisito dalla conferenza di, ricordiamoci, la conferenza del 92, il vertice della Terra, io ero lì come presidente, neo presidente del WWF, e per la prima volta tutte le nazioni hanno a parole fatto quello che gli inglesi chiamano lip homage, cioè hanno reso omaggio verbale e teorico alla sostenibilità, e poi sappiamo come è andata a finire. Quando si sono resi conto, perché è stato Seattle, credo, il momento chiave in cui i movimenti davvero hanno avuto la possibilità di incidere, immediatamente l'anno dopo a Johannesburg nel 2000 immediatamente il capitale, i grandi interessi, i poteri forti hanno trovato il modo di ridurre questo, no? di cominciare a frantumare. La crisi del 2008 ha fatto tutto, ha finito. Guarda, io sono entrata in politica, la sventurata rispose, per amore di madre terra nel 99, qui c'è Gianni Mettioli che lo sa benissimo, e vi garantisco, mi permette di dirglielo poggio, che non è affatto vero che non è stato acquisito tutto, tutta l'analisi e l'elaborazione economica e sulla politica industriale, che è assolutamente chiara. Correggimi se sbaglio, mi pare che fosse Engels che diceva i prodotti sono natura trasformata. Trasformata da cosa? Dal lavoro. Però, che cosa è successo? È vero anche che molte battaglie sono state fatte a livello nazionale, lei citava la Brebbia Me, ma Anna Donati ha passato la vita come presidente della commissione in Senato di trasporti contro la Brebbia Me, e se non è stata fatta la Brebbia Me fino all'altro ieri, e grazie a lei, a un gruppo di verdi, di ambientalisti anche locali, c'era la connessione allora, c'era la connessione locale, nazionale, internazionale, perché se non si è fatto il ponte sullo Stretto di Messina, grazie ai movimenti locali, grazie ai verdi, agli ambientalisti scalcinati per quanto potessero essere, e grazie ai verdi europei e mondiali, quindi c'è stata. Cosa è successo negli ultimi tempi? Quello che diceva, mi pare lei all'inizio, la perdita della memoria. Allora, la perdita della memoria non è un guaio che riguarda solo il movimento ambientalista verde, è un disastro che riguarda tutti. Io dico sempre, la memoria è un'estensione più del panda e più della tigre. Questo anche perché c'è un'accelerazione degli eventi mai conosciuta nella storia dell'umanità. Per cui, non so, crollo del muro di Berlino, pare ormai, crollo del governo Prodi, per andare più sul gossip, anche quella ormai, no? Digerita e gettata alle ortiche. Quindi, da una parte l'accelerazione, dall'altra la complessità, fa sì che per la maggioranza della gente affrontare questi temi sia ormai impossibile. Allora, si può rilanciare la tematica ambientale? Io personalmente ho lasciato la politica 2 anni fa perché ritengo che i partiti, mi spiace Giovanni, non sono più motori del cambiamento, sono comitati elettorali e ho uffici di collocamento. A me personalmente non interessa, posso capire che interessa in altri. I movimenti sono venuti meno, perlomeno hanno assunto molto più una caratteristica locale, spesso molto vivaci, molto presenti, ma sul loro tema locale, sulla trivellazione davanti a casa loro.
E quindi noi i sindacati non ne parliamo, perché lei dice non c'erano gli ambientalisti. All'Acna di Cengio c'eravamo solo noi, all'Ilva c'eravamo solo noi, lì c'è l'animazione, contro il nucleare c'eravamo solo noi e i sindacati, e io ero di sinistra, e ho fatto le prime lotte ambientaliste con Giovanni Berlinguer, tanto di cappello, con lui. E sapete che cosa mi rispondevano? La stessa cosa mi dicevano quando parlavo del movimento delle donne, perché sono anche femminista. Piccolo borghesi, sono tematiche piccolo borghesi che verranno risolte con la rivoluzione, eccetera. Quindi la grande assenza è stata quella della sinistra. La Russia deve fare la domanda: perché? Io mi sono data una risposta dopo il passaggio, e chiudo, che ho fatto in Sinistra Ecologia e Libertà, che è stata una grande ventata di speranza, e vendola a livello personale, una persona che ha acquisito moltissime di queste letture. La sinistra è una utopia antropocentrica che mette al centro l'uomo. La natura, gli animali, gli ecosistemi sono lo scenario attraverso il quale, su cui sfondo, la vicenda umana si articola e si svolge. Noi, gli ambientalisti, il nostro è un sogno biocentrico in cui per noi la terra è la casa comune, abitata da tante specie, di cui non so neanche se noi siamo la migliore, la più, siamo sicuramente la più diffusa, su un piano di parità. È uno degli elementi della civiltà è che piano piano i diritti si sono andati espandendo. Prima ce l'avevano solo i maschi ricchi, poi i maschi, poi le donne nel 46, non lo dimentica anche da un tempo fa, gli animali, e adesso guarda che quello che tu dicevi è interessante, ma per esempio perché i movimenti indigeni e le costituzioni della Bolivia e dell'Ecuador mettono il diritto di madre terra? Perché considerano madre terra portatrice di diritti, l'acqua portatrice di diritti? Questo è un passaggio estremamente interessante. Ecco, allora io chiudo. Io credo che in questo momento non ci sia rappresentanza dell'ecologia e dell'ambientalismo in Italia, e probabilmente non ci sarà a lungo, perché è vero, hanno vinto interessi forti del tutto capitale, ma la storia è piena di sorprese. Quindi noi ci dobbiamo preparare. In questo momento è utile fare riflessioni di questo tipo, e nel mio piccolo mi impegnerò a diffondere questo testo, a rimettere insieme i fili, a capire che 5 anni passati è come se ne fossero passati 50. Non possiamo più assolutamente riproporre, credo, le stesse cose, le stesse cose. Quindi per il momento è tenere viva la memoria, approfondire, studiare, capire, e poi vedere come rimettere la politica intesa come progetto per la polis e non come comitato elettorale ufficio di collocamento, come rimetterla al centro e intriderla di verde. D'altra parte, se non lo facciamo, perdiamo la riunione dello sblocco Italia. Ragazzi, questo sarebbe un governo di sinistra che ha passato lo sblocco Italia. Cioè, io quando sono andato in Parlamento, di notte ci vado ancora, li avrei strozzati i compagni di SEL usciti in tempo per votare lo sblocco Italia, che ci abbiamo tutta Italia adesso in fermento. Ecco, siamo a questo punto. Quindi il mio motto personale è: non mi illudo ma non mi spavento. Quindi non illudiamoci, però prepariamoci, perché sennò le battaglie che abbiamo fatto saranno, scusate, la...